Radio Radicale, siamo col senatore Rosso di Forza Italia per parlare con lui del confronto col ministro dell'Economia Giorgetti sul superbonus e sul modo con cui chiudere questo capitolo, anche con una norma retroattiva. Allora, a questa polemica se ne sono innescate altre, come per esempio l'entrata in vigore della famigerata sugar tax. Allora, che cosa sta succedendo? E soprattutto le volevo chiedere, insomma, il ministro dice chiaramente, Giorgetti dice chiaramente, non ci sono i soldi. Sì, è evidente, no, intanto dobbiamo fare una precisazione. Il 110 fu studiato dal governo Conte come una misura Conte 2. Conte 2, come una misura temporanea per risolvere il problema del settore dell'edilizia nel momento dei 2 anni di pandemia. E ci poteva stare perché effettivamente l'edilizia rischiava di lasciare a casa centinaia di migliaia di operai e dipendenti. Andava però poi subito ridotto, diciamo, questo 110, invece ci sono state una quarantina di modifiche di volta in volta e questo ha portato Con una l'avvicinamento della campagna con elettorale, tutto quello che c'è stato, abbiamo anche attraversato un momento, pochi lo dicono, che dobbiamo pensare che il governo Draghi e poi il governo Meloni hanno investito insieme più di 120 miliardi per coprire gli aumenti dei costi energia. Quindi è evidente che anche quei 120 miliardi che doverosamente sono stati dati a famiglie e imprese per il conto energetico potevano essere usati per andare a chiudere anche questo problema del superbonus. Purtroppo si è sommato tutto. E chiaramente Giorgetti più volte in più mesi ha spiegato le difficoltà diciamo, di cassa dello Stato. Rimane il problema che ci sono dei cittadini, delle imprese dei professionisti che si sono fidati di leggi dello Stato e che hanno investito o hanno fatto partire i lavori. Molti sono riusciti a portarli a termine, però ce ne sono anche tanti che sono in mezzo al guado. Io proprio oggi c'è una manifestazione degli esodati del superbonus, io ho incontrato i vertici e effettivamente mi hanno portato alla mia attenzione situazione drammatica, ci sono stati purtroppo dei suicidi di imprenditori che non ce l'hanno fatta, ma anche di persone che sono rimaste senza il tetto, proprio letteralmente senza il tetto sulla testa, nel senso che erano piccole case unifamiliari che i lavori si sono interrotti a causa. È chiaro che dobbiamo trovare una sintesi. Allora mi sembra, per esempio, che la proposta di spalmare in 10 anni i crediti, ma solo noi diciamo di Forza Italia, solo facoltativamente, darebbe la possibilità ai cittadini che hanno pagato, ok? Ma che non hanno capienza fiscale per dedurre in rate ristrette di 5 anni, di 4 anni, spostarlo in 10 anni gli può dare un po' respiro. Quello che noi chiediamo sempre è che sia sempre una facoltà e non un obbligo. Sul decreto in esame, in questo momento in Senato, abbiamo degli emendamenti che riducono di nuovo un pochettino l'impatto su proprio queste persone che sono rimaste in mezzo al guado. Se il ministro Giorgetti ci darà la possibilità, cercheremo appunto di addolcire un pochettino la norma, che è un po' come dire chi c'era fino un'ora fa bene, chi c'è il prossimo ora non può più fare niente, con una transizione un pochettino maggiore, però bisogna sempre ricordarsi che il ministro dell'Economia ha assolutamente il dovere di dirci che se non ci sono i soldi non è che possiamo anche rischiare il default dello Stato per questo. Certo, lui ha detto chiaramente questa cosa qui. Lei sarebbe stato un po' più prudente prima di dirlo, perché sa, andare a dire in giro non ci stanno i soldi, non è che. Sì, poi bisogna viverle. Io sempre, guarda, prima di Io diventare avrei detto, parlamentare. forse avrei detto, li dobbiamo utilizzare meglio, Li dobbiamo Furnace. usare meglio, li dobbiamo utilizzare meglio. Però io non Assolutamente. sono Giorgetti, Sì, sono uno così. io ritengo che a fronte di questo problema avremmo dovuto sviluppare, magari un pochettino prima, un progetto. Cioè, adesso il settore dell'edilizia,
le persone messe di fronte anche a una direttiva green che non ci piace perché dà di nuovo degli obblighi, come faranno a, come dire, iniziare un nuovo percorso? Perché questo 110 alla fine è stato utilizzato solo dal 4% degli immobili. Noi ne abbiamo ancora tantissimi, quasi il 70% del patrimonio da sistemare sotto profilo energetico. E quindi quello che io sono relatore della rigenerazione, dei progetti di legge della rigenerazione, io trovo che lì si potrebbe trovare la soluzione, nella rigenerazione urbana. I pareri del governo sono arrivati oggi? Sì, io non sono in commissione, ho parlato poco fa col senatore Lotito, che è il nostro capogruppo in commissione finanze. Molto bravo a fare le trattative. Lui è molto bravo, sì, più di me, per cui meno sì. Male che c'è lui. È il Metternich di Forza Italia. E quindi stanno arrivando, ci mancano, se non erro, i pareri ai subemendamenti degli emendamenti del governo. Però in giornata deve chiudersi. Certo. Come si mette per l'altro capitolo la sugar tax? Non lo so. Noi abbiamo chiesto di spostarne un pochettino l'applicazione. Penso che su questa vicenda potremmo avere soddisfazione. Ho capito. Quindi la trattativa è più semplice qui che per... Più bene, super bonus coinvolge talmente tanti ambiti che è assolutamente molto difficile. Ovunque tocchi hai delle conseguenze anche in settori che non immagini. Quindi è chiaro che il governo e Giorgetti devono andarci coi piedi di piombo. Però non dobbiamo dimenticare la gente che fallisce e la gente che si suicida. Che si suicida. Questo certo. Dobbiamo sempre ricordarcelo. Certo. E quindi magari fare delle norme per queste persone. Non aggiungo altro, la ringrazio, grazie al senatore Rosso di Forza Italia, grazie.